Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 28 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, in amore dovete provare a superare i vostri limiti e buttarvi un po' di più nel terreno sconosciuto. Sul lavoro metteteci tutto l'impegno possibile in modo da raggiungere i vostri obiettivi. Solo con i sacrifici si ottengono grandi cose. Vi godete la bella presenza di Venere ospitata nel segno amico dei Gemelli, in special modo se festeggiate il compleanno tra il 15 e il 20 di aprile. Il livello del vostro umore si mantiene ad ogni modo molto alto, anche se alcuni piccoli inconvenienti, che costelleranno la giornata dovuti a Marte contrario, vi potranno portare a farvi affaticare. In particolare qualche lieve fraintendimento con gli amici della cerchia con cui siete soliti vedervi e uscire, contribuirà a disturbarvi. Si potrà trattare della necessità di trovare accordi su inviti da accettare o gite fuori porta. In tutti i casi vi troverete a dover gestire alcune scelte che non sempre vi daranno gioco facile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 8. Benessere, 10. Toro. Cari Toro, in amore è un periodo abbastanza difficile, ma bisogna tenere duro perché tempi migliori arriveranno. Sul lavoro non è un momento roseo, ma a breve tutto si sistemerà. State per concludere questo mese in bellezza, in compagnia di una luminosa Venere nei Gemelli. L'attesa dei prossimi giorni prefestivi vi rende un po' euforici e vi stimola a organizzare ritrovi e cene con pochi amici di vecchia data. In famiglia vivete un momento di decisa armonia con i conviventi e, pur se siete avanti negli anni, di freschezza fisica e mentale notevole. Nettuno vi spinge a un rinnovamento che interessa il modo di vestirvi, di pettinarvi, di farvi crescere o tagliare barba, basette e baffi, per prepararvi alla primavera nel massimo del rigoglio. Il transito nettuniano tocca, però con più incisività, i nati tra il 14 e il 19 di maggio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 4, finanze, 9, benessere, 5. Gemelli. Cari Gemelli, che bello questo cielo che regala emozioni e porta nella vostra vita una felicità che non vi aspettavate. Sul lavoro c'è qualche problemino, ma nulla di troppo grave. Piccoli intoppi sono sempre all'ordine del giorno. In questa fase avrai una grande energia psicofisica e tutto ti sembrerà semplice e dalla tua portata. In ambito lavorativo, sarai sommerso di impegni, ma riuscirai a risolverli tutti. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere. Un vigoroso Plutone nel segno amico dell'Acquario vi fa aprire a nuove esperienze vitali. Il quadro celeste è tutto impostato sui toni della primavera, che vi annuncia un vitale risveglio interiore e esteriore. Nel circuito delle amicizie si presentano novità molto interessanti, Giove propizio per il vostro segno crea le condizioni migliori per farvi fare nuove conoscenze. E si tratta di contatti con cui condividerete appassionanti interessi in comune, dallo sport al gusto per i viaggi, dall'amore per gli animali a quello per la bellezza e per l'arte. Soltanto il duo Saturno, Nettuno vi continua a remare contro. Nello sport non ottenete i risultati che vorreste? Non vi preoccupate, l'armonia si ritrova in qualcosa che va ben oltre il corpo fisico. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Cancro. Cari Cancro, sono giornate un po' difficili per l'amore, ma avete tutte le carte in regola per superarle alla grande. Sul lavoro meglio non fidarsi troppo degli altri, ma solo per proprio istinto. Qualcuno infatti proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Dovrai rimanere in equilibrio ed essere determinato per migliorare e rendere il più positiva possibile la tua giornata. Se vivi una relazione di coppia, troverai le giuste soluzioni per rinnovare il tuo rapporto. Se invece sei single, studia l'atteggiamento di qualcuna a te molto vicina. La positività del quadro astrale di questo nuovo giorno non viene incrinata particolarmente dal passaggio negativo di Giove, che, dal segno a voi tecnicamente ostile dell'Ariete, vi propone qualche mediazione da realizzare tra l'ambito amichevole e quello familiare.
tenere insieme le varie componenti affettive della vostra vita è un elemento determinante della vostra personalità, che non riesce a prescindere dal clan natale e dall'emozione che dona il sentimento vissuto in coppia. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Leone. Cari Leone, l'amore regala più solidità e senso del futuro. Sul lavoro, invece, non buttate all'aria tutte le cose fatte in questi anni solo per un colpo di testa. Avvertirai una grande esigenza di confronto, soprattutto in ambito professionale, qualcosa non ti soddisfa e vorrai manifestarlo. In ambito affettivo, sarai più pignolo del solito e vorrai fare di testa tua. Un consiglio, danne motivazione. Questa conclusione di mese vi trova nel vostro spirito più brillante, dotati della vostra carica di energia vitale esplosiva. Siete interessati pienamente dal transito di un corpo celeste a voi utile e propizio, si tratta di Venere nell'amico segno dei Gemelli. Urano e il Sole, invece, vi remano contro dal segno nemico amatissimo del Toro. Avrete un'irresistibile voglia di primeggiare quest'oggi, senza dubbio. Attenzione a non esagerare, sia in famiglia che nella cerchia delle vostre amicizie. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 7. Vergine, cari Vergine, in amore tutto sta andando per il meglio, quindi godetevi questo momento. Sul lavoro c'è qualche difficoltà, ma bisogna tenere il duro. Non è un periodo bellissimo, ma vedrete che tutto prima o poi si aggiusta, abbiate solo un po' di pazienza. Marte in Cancro, segno vostro amico nella ruota zodiacale, vi allieta il cuore consentendovi di scoprire la parte più umana e sensibile del vostro animo. In famiglia e nel gruppo degli amici di sempre, siete particolarmente coccolati e vezzeggiati. Mercurio nel pacato Toro vi tiene lontani da impegni mondani che siano particolarmente faticosi e noiosi. In compenso vi godete la famiglia con tutta la schiettezza e la voglia di autenticità che vi contraddistingue. La Luna, pianeta dei piaceri, anche quelli gastronomici, è in angolo armonico per voi, specie se festeggiate il compleanno dal 5 al 9 di settembre. Dimostrate di essere degli impareggiabili gourmet e vi cimentate nelle preparazioni di buona cucina, gli astri tuttavia, vi dicono di non esagerare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, l'amore sta per sbocciare e regalarvi tante nuove emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è molto interessante e le soddisfazioni non mancheranno ad arrivare. Insomma, rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta. Saprete ottenere grandi cose. Bella giornata dai felicissimi incroci planetari con Venere e Plutone che transitano nei segni vostri amici di Gemelli e Acquario. Affettività, senso di giustizia, ragionevolezza, grinta, sono le chiavi che vi consentono di aprire alcune porte fortunate per voi in questo momento di metà primavera. Gli astri vi assistono infatti benevoli per risolvere una questione familiare un po' delicata. Alla fine il buon senso e la generosità che ci metterete saranno gli ingredienti essenziali per giungere alla meta. La vostra salute psicofisica si presenta abbastanza buona. Curate di più l'alimentazione e, visto che la bella stagione è da poco iniziata, immettete energie corroboranti per le vostre attività sportive, mangiando, sì proteine, ma, soprattutto molta frutta. Iniziare una dieta povera di sodio è una delle indicazioni della Luna in aspetto positivo con il vostro segno, specie se appartenete alla seconda decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 9. Scorpione. Cari Scorpione, avete tanta voglia di amare ed essere amati. Questo è il momento giusto per aprire il vostro cuore. Sul lavoro c'è qualche pensiero di troppo, ma nulla di grave o irrisolvibile. Rimboccatevi le maniche. Trama zodiacale molto positiva, con una serie di aspetti tra i pianeti che vi favoriscono c'è solo un'unica nota che non vi agevola ed è composta dal Sole e Urano transitanti nel segno poco congeniale per voi del Toro e di Plutone nel segno dell'Acquario.
questi pianeti potranno, in più momenti, mettervi in toppi per strada, farvi faticare di più o non consentire ai vostri progetti di procedere spediti come avevate immaginato. Ma nulla di serio, in realtà. Diciamo che questi pianeti oggi ci mettono un po' di pepe per dare più sapore alle vostre conquiste, più gusto alle vostre future, prossime vittorie. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, in amore c'è qualcosa che non sta funzionando e dovete cercare di capire cos'è. Sul lavoro concentratevi e portate avanti i vostri progetti. Otterrete grandi cose, ma dovete avere un po' di pazienza e fiducia in chi vi circonda. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma presto le cose si sistemeranno. Il progetto dei pianeti è oggi per voi tutto sommato sereno. Giove, vi sorregge in maniera trionfale, dall'Ariete e vi porge le chiavi per aprire molte porte e la consapevolezza di risorse segrete per venire a capo dalle situazioni complicate. In famiglia avete da mettere in chiaro una questione con un vostro fratello o uno zio. Con la vostra capacità di intavolare trattative intelligenti riuscite ad arrivare dove vi eravate prefissati. Non fate sforzi eccessivi se svolgete attività sportive quest'oggi. Nettuno in posizione tecnicamente contraria al vostro segno, potrebbe procurarvi qualche piccolo tiro mancino, specie se siete nati nella terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 7, benessere, 10. Capricorno. Cari Capricorno, in amore non siete del tutto soddisfatti di quello che avete, quindi cercate di capire in che direzione andare. Sul lavoro dovete credere fino in fondo in ciò che fate, altrimenti non ha senso andare avanti. Dovrai fare appello alla tua forza di volontà per non cedere alla tentazione di fare il primo passo. In ambito lavorativo, insisterai su qualcosa che secondo te merita di essere affrontato. In ambito affettivo, non farti incantare da una partner troppo mielosa. Moti celesti che scrivono una giornata piuttosto incerta quest'oggi, anche se siete supportati da forze planetarie del calibro di Plutone, Urano, Nettuno, Mercurio e il Sole, dunque non avete proprio nulla da temere. Solo Marte è in posizione dinamica e vi stimola ad essere lucidi, attenti, percettivi se nati nella seconda decade. In famiglia aleggiano alcune questioni che restano irrisolte. Specie se crescete bambini piccoli, potreste oggi avere a che fare con i loro normali problemi d'infanzia. Sole e Urano, costantemente al vostro fianco, con le energie inesauribili, vi aiuteranno comunque a tenere botta in ogni circostanza. Salute e forma fisica sono ravvivati dall'azione uraniano-solare che infonde vigoria. Se frequentate luoghi al chiuso o all'aperto dove allenarvi, sarà lì che troverete anche la maniera per scaricarvi da alcune tensioni quotidiane. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 5, benessere, 10. Acquario. Cari Acquario, in amore dovreste smetterla di essere così cervellotici. Lasciatevi andare di più. Sul lavoro sarete premiati per il vostro spirito coraggioso. Solo chi osa sa togliersi belle soddisfazioni. Uno scenario decisamente rassicurante si apre per voi in questo giorno di fine mese. Con un Plutone razionale e organizzato nel vostro segno avete dalla vostra chi vi invia suggerimenti che vi stimolano ad essere costruttivi, amabili e a non farvi confondere dalla vostra emotività, specie se siete nati dal 21 al 27 gennaio. Giove in Ariete contribuisce a rasserenarvi e vi dona quelle punte di simpatica ironia che sapete inserire spesso nella vostra vita. Proprio la benefica posizione di Giove, combinata con quella di Venere, fa sì che il vostro aspetto fisico e la salute siano discreti. Organizzatevi con gli sport e le passioni dove andate forti, la corsa, lo jogging e, per chi ne possiede il talento, la danza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 5, benessere, 6. Pesci. Cari Pesci, in questo periodo dovete cercare di capire come risolvere i piccoli problemi di coppia.
sul lavoro continuate per la vostra strada e non fatevi condizionare da nessuno. Dentro di voi sapete cosa volete. Dovete fare di tutto per riuscire a ottenerlo. In questa giornata avrai voglia di scherzare con tutte le persone che ti circondano. In ambito lavorativo, criticherai ironicamente i difetti dei colleghi. In ambito affettivo, stuzzicherai la partner sui suoi difetti. Un consiglio: non prendertela se saltano fuori i tuoi. È Nettuno, il pianeta della metamorfosi, a prendersi la parte del leone in questo giorno di aprile. Avvertite il bisogno di cambiare, di rinnovare e giocare anche ad alzare la posta, se possibile. Il pianeta di tutte le rivoluzioni e i cambi di rotta transita in congiunzione felice in Pesci e vi può stimolare, specie se festeggiate il compleanno tra il 13 e il 19 di marzo, a cambiare radicalmente l'esistente. Sole e Urano, dall'amico Toro, non vi perdono di vista, consentendovi di rinnovare completamente il vostro look, sia che siate maschi, o se infoltite le schiere del gentil sesso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 10. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.